Ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi mi vedete mezza truccata, ho fatto solo gli occhi perché andremo a provare finalmente il nuovo correttore di Clio Oh My Love. L'ho comprato proprio il giorno dell'uscita, però questa volta ha fatto un pochino di ritardo, diciamo, nella spedizione rispetto al solito, perché io ho già acquistato varie volte sul sito di Clio e in circa 3 giorni mi era arrivato il tutto. Questa volta ci hanno messo una settimana, vabbè, saranno stati ovviamente pieni di ordini. Oltre al correttore ho comprato anche un Coco Love che è Mumu perché è sempre 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 sold out e quindi anche se non è proprio il periodo migliore per indossare questi rossetti l'ho voluto comprare lo stesso, poi dopo magari lo proverò. Ma parliamo del correttore, oggi come farò l'applicazione, vi darò le mie prime impressioni e vi farò anche le comparazioni per quanto riguarda il colore con tutti gli altri correttori che ho. Questo qua è il pack del correttore, vabbè l'avrete già visto 1000 volte, ci sono all'interno 7,5 ml di prodotto di più rispetto alla norma, di solito un correttore si aggira sui 5 ml più o meno, una media di 5 ml. E costa, mi sembra, 17 euro, una cosa del genere, o 17,50. Comunque, vi scrivo tutto nell'info box. Si chiama appunto Oh My Love correttore fluido Insta Relax. Secondo Clio, questo correttore dovrebbe avere una texture leggera e cremosa, una coprenza efficace, modulabile e a lunga durata. Semplice da applicare e da sfumare, ha un finish luminoso. Vedremo un po' se tutto ciò sarà vero. Allora, io sono stata veramente molto indecisa per quanto riguarda il colore tra il 2 e il 3, ecco perché l'ho ordinato nel pomeriggio perché ero veramente molto molto indecisa. Alla fine ho scelto il 3 per quanto riguarda il colore, che è una tonalità chiara con un sottotono neutro. Ero molto indecisa anche sulla tonalità 2, che è una tonalità chiara ma con sottotono rosato. Siccome io ne ho vari con sottotoni rosati, alla fine ho optato per lo 03. Vediamo, perché se mi piace comunque la texture, magari comprerò anche lo 02 per avere un effetto magari un pochino più luminoso. Vedremo. Questo qua è lo scovolino e sono troppo curiosa di provarlo, quindi andrò a provarlo con voi. Lo applico con il mio pennello preferito per applicare tutti i correttori, non uso la blender, ma uso il 146 di Zoeva, che è perfetto per stendere i correttori. Lo applico prima solo da un lato per farvi vedere comunque la coprenza del correttore. Con una prima passata l'effetto è così, si stende benissimo, è vero, ha un finish luminoso ed è super elastico come correttore. Il colore si è amalgamato perfettamente, però necessito di un'altra passata perché secondo me, non le ha coperte proprio del tutto. Quindi vado qui. Anche per vedere se comunque è un correttore stratificabile. Tra l'altro ho pensato di fare magari un update durante la giornata per vedere come si comporta il correttore, se si infila nelle rughettine di espressione, se è durato abbastanza. Quindi seguite il video fino alla fine perché vi farò l'update. Ok, questo è il risultato con 2 passate, devo dire che così per me le ha coperte molto bene e mi piace tantissimo, almeno l'effetto a primo acchito mi piace tanto, veramente tanto, perché comunque non è corposo, ha una texture effettivamente leggera, e elastica. Quindi vado a fare anche l'altro occhio. No, non ha profumo né niente. C'è da dire che questo pennello di Zoeva, ragazze, è fantastico per stendere il correttore, eh? Quindi io ve lo consiglio sempre tantissimo se riuscite a trovarlo. Ne fa uno simile, non mi ricordo quale altra marca. Beh, comunque questo qua veramente sono stati dei soldi meglio spesi per un pennello per quanto riguarda il correttore. Ok, un'altra passatina piccola piccola qua.
Chissà se lo 02 sarebbe andato bene lo stesso come colore. Sto notando che qua sta già enfatizzando un pochettino le rughettine di espressione, ma forse perché ne ho messo di più, ne ho messo troppo rispetto a qua, perché qua invece non lo fa per niente. Quindi molto probabilmente bisogna o fare solo una passata e basta. O comunque metterne veramente poco. Ora vado a finire la base e ci vediamo dopo con gli swatch e le comparazioni. Eccomi qui ragazze con il trucco completato. Ho messo anche il Coco Love di Clio che mi piace tantissimo, anche se purtroppo ora con la mascherina eccetera non è proprio l'ideale indossarlo, però appunto era sempre sold out, ne ho approfittato ed è davvero bellissimo, che è Momo, mi piace tantissimo veramente come mi sta. E poi ho fissato sia il fondotinta che è quello di Madara ragazze, perché ormai praticamente devo usarlo sempre perché la scadenza è talmente breve che lo devo usare, e ho fissato il tutto fondotinta e correttore con la cipria di Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish, che amo tantissimo. Il correttore non è assolutamente un correttore full coverage, ha diciamo una media copertura, che però a me va benissimo perché non ho delle occhiaie pesanti, però secondo me bisogna metterne poco, perché ho notato che qua secondo me ne ho messo di più e già tende ad entrare nelle rughettine, quindi secondo me una passata e basta, secondo me è l'ideale, però appunto vi farò sapere poi l'update durante la giornata. Passiamo ora agli swatch, alle comparazioni con tutti gli altri correttori che ho, comunque quelli principali come Charlotte, Nabla, L'Oreal, Huda e Urban Decay, sì, ne ho tantissimi, però penso possa esservi utile perché comunque è molto difficile scegliere il correttore online come colorazioni, almeno potete vedere le differenze. Ve lo paragono subito al Stay Naked di Urban Decay come colorazione, sto paragonando le colorazioni, non la texture. Questo è il 30NN. Questo che trovate il primo di qua, diciamo, è quello di Clio. Quello accanto è quello di Urban Decay, lo Stay Naked, il 30NN. Non sono uguali, si avvicinano però parecchio. Poi il famosissimo L'Oreal More Than Concealer, che a me non piace per niente, ma questo comunque è full coverage. Questo è il correttore più coprente che ho, infatti lo uso spesso quando registro i video, perché tanto insomma il tempo di registrare il video e via, ma per uscire no, non lo posso utilizzare per uscire perché mi enfatizza tantissimo le rughettine di espressione. Questo è il 325 Bisque, questo accanto. Vedete? Sì, si vede proprio benissimo che è, che è molto più rosato rispetto agli altri due. Poi abbiamo il Bordi Suede di Too Faced, questo mi piace tantissimo nel colore Snow. Vedete? Sì, è molto più giallino rispetto ai primi due che sono più neutri e al terzo che è più rosato. L'Ivory di Nabla che ve lo metto sotto. Questo è l'Ivory di Nabla, quello sopra è quello di Clio. Poi ho Huda Beauty Marshmallow, la texture mi piace, ma il colore non l'ho azzeccato per niente perché è molto chiaro, molto rosa, tende a ingrigirmi le occhiaie. Vedete? Poi ho quello di Charlotte Tilbury, che il colore è perfetto per me, il 2 Fair. Quanto odio questa confezione, ragazze, cioè non mi piace proprio questo correttore. Adesso poi la spugnetta col tempo si è tutta seccata. Praticamente ora è tutto secco il correttore perché si è tutto raggrumato qui. No, vabbè, raga, io ve ne ho già parlato nel video della review dei prodotti Charlotte Tilbury, questo proprio. Questo è quello che sono riuscita a swatcharvi perché più di tanto non si può. Proverò a staccare la spugnetta magari. Quello di Charlotte Tilbury è molto rosato. Finisco la carrellata di correttori con questo qua di Benefit, lo 02, che è molto chiaro anche questo. Fin troppo per me.
Quindi vabbè, va bene per illuminare, però da solo, nì. Questo qui è quello di Benefit, questo è quello di Clio. Ecco qua tutta la carrellata dei correttori. Questo è sempre lo 03 di Clio. Spero che questi swatch vi siano stati utili. Ci riaggiorneremo fra qualche ora per vedere come si comporta il correttore. Eccomi qui con l'update, l'unico del giorno perché poi comunque devo montare il video, voglio distruccarmi, fare tutte le cose che devo fare. Sono passate circa 4 orette, volevo darvi una prima impressione anche dopo qualche oretta dall'applicazione. Allora, sono leggermente delusa, nel senso che non è più l'effetto bello liftante iniziale, ma ha iniziato già da mezz'oretta a segnarmi le rughettine di espressione. Non tantissimo, cioè non è una cosa assurda, non penso lo vedrete in videocamera perché comunque la luce pialla un po'. Comunque sì, non è proprio un effetto ancora accentuato come finora, ad esempio con l'Oreal Morden Concealer, quello lì veramente mi segna tantissimo. Questo però la mia paura è che dopo magari qualche ora, fra 5-6 ore, segnerà ancora di più, non lo so. Mi aspettavo sinceramente meglio, perché dopo già 3 orette il fatto che comunque segna già Però comunque tenete presente che è solo una prima impressione, tenete presente che lo testerò ancora e la prossima volta farò solo uno strato, perché secondo me con uno strato il risultato è sicuramente più leggero, magari segna meno, ecco, non lo so, vi farò sapere. Comunque molto confortevole, non secca, è abbastanza idratante ma non troppo. Tenete presente che ultimamente io sto utilizzando questo Bio di Madara, ve l'ho fatto vedere nell'ultimo Get Ready With Me. Questa è vero, ha una copertura bassissima, ma non segna minimamente anche dopo ore e ore ed è bio. Quindi, insomma, non lo so, staremo a vedere. Boh, non mi voglio sbilanciare troppo, nel senso che sì, sono un pochino delusa, però ancora troppo presto per bocciarlo, ad esempio, quindi. Insomma, vi farò sapere sicuramente più avanti. Certo è che non sono così entusiasta come ho sentito, insomma, nelle recensioni, perché appena applicato è vero, è wow, effetto liftante, eccetera, però insomma, col passare delle ore tende un po' a segnare, ma la prossima volta proverò a fare solo uno strato e vedremo un po' come sarà la situazione. Bene ragazze, questo è tutto. Io spero che comunque il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Noi se vi va, ci vediamo alla prossima.